Ciao, benvenuti sulle videoguide di lofionline.it. Se devi usare Skype solo una volta, o comunque raramente, devi sapere che può essere utilizzato anche senza essere registrati. In questa videoguida, vediamo come fare in pochi passaggi. Questa procedura però può essere fatta solo se come browser si usa Chrome di Google o Edge di Microsoft. Per prima cosa, dobbiamo raggiungere la pagina dedicata sul sito di Skype. Possiamo raggiungerla direttamente cliccando il link in sovraimpressione o nella descrizione. Arrivati sul sito di Skype, clicchiamo sul bottone blu con su scritto "Effettua gratuitamente una videochiamata" come vediamo nell'immagine. Ci manderà a un'altra pagina, da cui dovremo cliccare su "Crea una riunione gratuita" come indicato. Dove c'è scritto "Riunione immediata" possiamo modificare il nome che vogliamo dare alla chat. A questo punto, visualizzeremo un link come quello indicato nell'immagine. Copiando questo link e inviandolo a chi vogliamo partecipi alla videochiamata, potremo invitare fino ad altre 99 persone ad unirsi. Cliccando invece su "Condividi invito", potremo direttamente inoltrare l'invito tramite WhatsApp, Messenger o altre app. Appena siamo pronti, clicchiamo su "Avvia videochiamata", indicato dalla freccia. Nella schermata successiva ci chiederà di accedere o partecipare come ospite. Clicchiamo quindi su "Partecipa come ospite". Dopo dobbiamo inserire il nostro nome, e poi cliccare su "Partecipa", come indicato. Dopo un attimo di attesa per la creazione della stanza, vedremo un messaggio che ci chiede di consentire l'accesso a Skype, e clicchiamo su "Consenti". Poi clicchiamo di nuovo "Consenti" per autorizzare Skype all'utilizzo di microfono e fotocamera. A questo punto ci vedremo nello schermo. Da qui abbiamo l'opportunità di vedere come appariremo e potremo ancora invitare delle persone a partecipare. Quando siamo pronti, clicchiamo su "Avvia riunione". Ed eccoci nella video chat. Da qui visualizzeremo le altre persone invitate e potremo interagire con loro in video e in chat. Le funzioni base sono rappresentate dai tasti che vediamo nell'immagine. Con il primo, "Registra", possiamo registrare la videochiamata. Il primo dei tre simboli al centro, quello in grigio, serve ad abilitare o disabilitare il microfono. Il secondo, quello in bianco, ad abilitare o disabilitare la webcam, e il terzo, la cornetta rossa per terminare la videochiamata. Con la penultima voce, chat, potremo visualizzare a lato una chat con cui scriverci con gli altri partecipanti. L'ultima voce che vediamo, "Condividi schermo", serve per fare vedere agli altri partecipanti il nostro schermo al posto della nostra faccia. Dici com'è andata o se hai avuto dei problemi nei commenti. Se la guida ti è stata utile, iscriviti al canale e seleziona la campanella, così saprai quando escono nuove guide. Visita lofionline.it. Ci sono decine di altre guide per le tue operazioni su internet. Per altre informazioni, contattaci nei commenti, sui social o alle mail che trovi nella descrizione. Come fai? Lo fai online.